Bene amici, oggi scopriamo insieme la S-Marine 28 GLX, una barca con una lunghezza fuori tutto di 9,30 m e una larghezza di 2,55 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette strutturali separate dai motori. Motori che vedono una potenza minima installabile a partire da 300 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 500 disponibili sia in singola che doppia motorizzazione. Al di sopra del piano di calpestio è prevista l'installazione di una scaletta di risalita a scelta del cliente con galloccia per l'ormeggio poco più avanti, mentre in alto c'è la predisposizione per la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. Vediamo come il pozzetto motori sia parzialmente coperto da questa pedana che consente quindi di muoversi agevolmente e quindi poter sfruttare entrambe le plancette. All'occorrenza si può anche sollevare la pedana centrale grazie alle cerniere per poter consentire il tilt completo del motore. Accediamo quindi a bordo, vediamo che l'accesso è preferenziale sul lato di sinistra poiché verso poppa è installato questo grande TNT bene coperto di cuscini, ovviamente guardate possono essere rimossi e scorrere secondo le esigenze dell'armatore, e salendo sui cuscini possiamo passeggiare letteralmente sulla tappezzeria e accedere in pozzetto. Vediamo che nell'area di poppa è ottenuto un divanetto lineare con schienale che può essere anche abbattuto, in questo modo si viene a creare un unico grande prendisole posteriore davvero molto comodo per la sua categoria, e siamo anche ben protetti dalle murate laterali dotate anche di maniglia TNT bene, una piccola battaiola di poppa per assicurare il comfort, e al tempo stesso siamo sempre ben protetti. In più il prendisole è gavonato al suo interno, sollevando il portello centrale è possibile accedere a un grandissimo vano tecnico con batterie, impianti, pompa di sentina e tantissimo spazio per lo stivaggio, mentre sulla sinistra c'è una botola di ispezione per poter accedere al di sotto della chaise longue anch'essa piuttosto comodo, guardate, con design ed ergonomia fissa con poggiatesta dedicato e tasca portaoggetti ottenuta all'interno della murata stessa grazie all'imbottitura della tappezzeria. Guardate come il piano di calpestio sia totalmente libero da ostacoli, in questo modo il movimento a bordo è davvero comodissimo e agevole, siamo sempre ben protetti in tutto il pozzetto grazie alle ampie murate, guardate, arrivano all'altezza del mio fianco. Qui c'è il tappo d'imbarco del serbatoio dell'acqua, mentre sulla murata controlaterale c'è il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante. E in alto siamo ben protetti dall'ampissimo roll bar in acciaio con doppio archetto sia verso prua che verso poppa, che assicura un ottimo comfort e soprattutto consente di ombreggiare l'intera porzione di poppa. A terra sul piano di calpestio troviamo anche la predisposizione per l'installazione di una base fissa con tavolo per creare una dinette di poppa, e all'occorrenza possiamo installare anche una prolunga con cuscino e quindi avere un prendisole ancora più ampio, quindi comodità assicurata in tutta la porzione di poppa. Il blocco seduta si trova spostato sul lato di dritta, qui troviamo alle spalle il frigorifero abbattente, mentre sollevando lo schienale possiamo accedere al blocco cucina esterno, cucina con piano d'appoggio e lavello sul lato di dritta, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura, dal momento che è possibile installare anche una presa di corrente per il caricabatterie e quindi avere la 220 a bordo. Non mancano dei comodi portabicchieri a completare il blocco cucina sul lato di dritta, mentre sulla sinistra c'è un ampissimo corridoio di passaggio, guardate qui che larghezza, nessun problema di movimento in qualsiasi punto dell'imbarcazione, con tasca portaoggetti ottenuta all'interno della murata e protezione in plexiglass per aumentare appunto lo spazio di stivaggio. Vediamo che il cantiere ha scelto di ottenere un doppio schienale fisso con divanetto biposto, e quindi ponendomi al timone vedo che è ben raggiungibile davanti a me, non ho nessun problema con le ginocchia né di ingombri e al tempo stesso posso manovrare con una sola mano. La bussola è ben visibile centralmente, mentre sulla sinistra ci sono gli interruttori on-off disposti su tre livelli con presa USB posizionata qui in basso. Sul lato di dritta c'è la predisposizione per la manetta di potenza, mentre il resto della plancia è totalmente customizzabile secondo le esigenze. Guardate anche la presenza del parabrezza che è inclinato e che offre protezione fino all'altezza delle spalle, ma al tempo stesso consente di avere una visibilità praticamente a 360 gradi. Qui è ottenuta anche una maniglia TNT bene dal profilo del parabrezza in plexiglass, mentre ci viene in aiuto anche la battaiola che parte da centroscafo fino ad arrivare nella zona di prua, quindi siamo sempre ben protetti e c'è sempre un appiglio, un punto di appoggio in qualsiasi punto della barca, in questo modo anche le persone meno esperte possono muoversi a bordo. L'accesso a prua è esclusivo sul lato di sinistra, guardate qui la scelta del cantiere di posizionare il blocco console sul lato di dritta consente di avere un ampio passo avanti laterale.
con doppio gradino per ridurre il dislivello e dare maggior spazio all'interno. Vediamo che anche qui c'è l'ulteriore maniglia ottenuta dal parabrezza e possiamo quindi letteralmente passeggiare fino ad arrivare nell'area di prua, che è totalmente rivestita di cuscini. Guardate qui, occupa l'intera larghezza della barca ed è comodissima. Ovviamente c'è la possibilità anche di coprire il passodomo centrale con un ulteriore cuscino, mentre nella porzione anteriore del cassero è stato installato un cuscino, uno scudo per fornire supporto al bacino e quindi poterlo sfruttare anche come chaise longue. Vi mostro anche qui la battaiola, che è ribassata ma consente comunque di essere protetti a bordo. C'è la galloccia per l'ormeggio, mentre sul musone di prua c'è un doppio portello che consente di accedere al verricello quindi nascosto al di sotto del portello per avere maggior spazio in caso di ormeggio di prua, ma comunque ben visibile dalla postazione di comando, perché possiamo monitorare tranquillamente lo scorrere della catena sul musone. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra, restando comodamente in plancia di comando. In più, la scelta di dividere il portello consente di accedere rapidamente all'ispezione del verricello stesso e anche poter monitorare il pozzetto catena, e al tempo stesso possiamo effettuare operazioni di rimessaggio sul motore del verricello. Guardate, il layout di prua si completa con il musone, che è in vetro resina rivestito in antisrucciolo diamantato, ma c'è anche il gradino per offrire maggior supporto e quindi agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua. Ritorniamo verso poppa ed entriamo in cabina. Guardate, è semplicissimo muoversi tra prua e poppa ed entriamo all'interno. Qui vi mostro anche la maniglia tentibene per avere una salda presa e agevolare quindi la stabilità del copilota. Ed entrando vediamo che c'è la porta a scorrimento sul lato di sinistra della postazione di comando. C'è un primo gradino per ridurre il dislivello e quindi si accede al disimpegno centrale. A prua c'è un ampio letto matrimoniale che occupa l'intera larghezza interna. La luminosità è assicurata dalle vetrate laterali e dal pasto duomo, che è l'unico punto di ricircolo dell'aria poiché non è prevista l'installazione degli oblò, ma possiamo sfruttare comunque l'apertura della porta per favorire appunto un canale d'aria. In più vi mostro l'altezza interna di 1,60 m circa nella porzione principale, poi si va ad abbassare seguendo il layout della prua, ma guardate, quando sono seduto c'è comunque tantissimo spazio nella porzione anteriore, quindi posso letteralmente stendermi e vivere quindi la barca in maniera totalmente indipendente. In cabina separata invece c'è il bagno quindi posizionato sul lato di destra con porticina dedicata, e vediamo che c'è il lavello posizionato lungo la murata, in basso c'è il portello di ispezione dell'impiantistica, l'oblò in alto per fornire il ricircolo dell'aria, unico oblò installato qui in cabina, mentre in basso verso poppa c'è la predisposizione per il WC. In questo allestimento non lo vediamo perché è disponibile sia il WC tradizionale che quello chimico. Entriamo all'interno per mostrarvi appunto l'altezza, perché c'è un piccolissimo dislivello appunto dovuto all'impiantistica, ma l'altezza è conservata di 1,60 m, quindi posso tranquillamente muovermi all'interno e sedermi e quindi avere comunque spazio vivibile all'interno, dal momento che c'è anche la presenza dell'oblò qui sulla murata. Ritorniamo nuovamente all'esterno. Vi mostro come al di sotto del piano di calpestio ci sia un'ulteriore cuccetta ribassata qui, perché è posizionata appunto sotto il piano di coperta, ma c'è una prima porzione più ampia qui sul lato di sinistra della barca, posizionata al di sotto dei gradini del passavanti che abbiamo visto poco fa, per dare maggior spazio e maggior movimento. C'è anche questo piccolo disimpegno centrale, quindi una barca con layout walk around, con una cabina matrimoniale di prua, bagno separato, cuccetta dove poter far dormire due bambini oppure al tempo stesso poterla utilizzare come stivaggio del materiale, quindi perfettamente utilizzabile in ottica crociera e uscite quotidiane. E quindi, cari amici, questa è la S-Marine 28 GLX. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.